immaginate per i miei mesi di difficoltà, e anche se eravamo dove stessero i bagni di Montecitorio, era difficilissimo. Avevamo anche il timore reverenziale, sì, perché non veniamo da Marte, veniamo da questa stessa società dove purtroppo noi cittadini temiamo le istituzioni, quando invece uno Stato funziona esattamente quando succede il contrario, quando le istituzioni temono i cittadini. Siamo entrati e avevamo anche paura. Avevamo visto questi personaggioni in televisione, i Bersani, i Franceschini, le Santanchè, i Brunetta, e pensavamo che fossero davvero delle grandi personalità. Sono poca cosa, anche a livello culturale. Alle volte io utilizzo molto l'ironia per prenderli in giro, perché se tu prendi in giro il potere, lo umanizzi, e se umanizzi un fenomeno capisci che può essere sconfitto, perché gli esseri umani hanno un inizio e una fine, moriremo tutti quanti, quelli loro, gli altri prima, speriamo. E provo a prendermi in giro, aspettate, che molti non capiscono, tra l'altro ho fatto un intervento pesante su Gasparri, ironico, chiamandolo Stupor Mundi, Federico II, pare che lui l'abbia visto, però non mi ha trattato male, cioè non aveva capito che era ironico. Sono andato da un renziano, questo è vero, è successo, però io so qui che De Luca avrà appoggiato Renzi, non so come, perché hanno preso tante teste del PD. Durante i giorni dello scandalo delle terze del PD sono andato da un renziano in Parlamento, un deputato, gli ho detto, per prenderlo in giro, ehi, cioè, è successo una cosa allucinante, io capisco tutto, però avete tesserato mio nonno, è morto nell'87. La sua risposta è stata, veramente? Cioè, quello era plausibile? Quello era plausibile? Come? Stavo scherzando, gli ho detto, era una battuta. Ah no, pensavo fosse... Cioè, per me era plausibile che si tessero i morti. Cioè, questa è la Repubblica che ci è stata lasciata. Però credo che tutti quanti abbiate notato, ieri c'era un bellissimo editoriale di Travaglio che lo scriveva, avete notato che questo gruppo parlamentare è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista culturale, contenutistico, anche comunicativo. I nostri interventi sono i migliori, le nostre proposte di legge sono le migliori, le coperture alle nostre proposte di legge sono le migliori. E nessuno di noi ha mai lavorato lì dentro. Ci hanno raccontato balle che essere deputato possono diventare solamente certe elite, senatore, deputato, onorevole, ma di che? Basta essere onesti. Basta essere onesti. Adesso quello che per noi succederà è che dobbiamo iniziare un percorso molto importante per gli europei, informativo, studiarci i punti del programma, studiarci il Fiscal Compact, il MES, spiegare a cittadini e cittadine dovunque perché questa Europa, non l'Europa in generale, questa Europa ci sta strozzando. Spiegarglielo anche con parole chiare, facili, perché non è semplice. Sapete, la politica ce l'hanno complicata proprio per non farci capire, proprio per non farci capire, così il popoluccio è tenuto sotto scacco. Prepararci, informare, perché se riusciamo a prendere un voto in più del PD alle elezioni europee, casca tutto, crolla il governo, e se andiamo a votare poi nel 2015, allora davvero facciamo come dice Beppe, ne resterà soltanto uno. Il Movimento 5 Stelle vince o perde, non pareggia, e le prossime elezioni dobbiamo vincere. 8 mesi di opposizione abbiamo dimostrato che non c'era mai stata nella storia un'opposizione così dura, ma non ci basta più. Io mi sono già staccato di stare all'opposizione. Noi vogliamo andare al governo, noi cittadini vogliamo andare al governo, perché questo paese lo cambi solamente governando, solamente governando. Per farlo dobbiamo prendere un voto di più del PD agli europei, fondamentale. Iniziamo tutti quanti a studiare e a prepararci per poi riuscire a far crollare il governo, creare una crisi di governo importante, perché se il Movimento 5 Stelle vince le elezioni europee gli si mette male a Letta & Company, già ora gli si mette male perché siamo durissimi in Parlamento, e andare alle elezioni politiche, perché sennò questo paese muore. E la prossima campagna elettorale non la farà soltanto Beppe Grillo, il quale giustamente fa il suo e lo fa egregiamente, no, la faranno 160 parlamentari che si sono preparati e stanno dimostrando giorno dopo giorno una crescita incredibile, e la faranno migliaia di cittadini italiani che vengono anche qui la domenica sera in 200 e passa a parlare di politica. E io sono contento, ci sono tanti giovani, guardate che la politica è la cosa più bella del mondo, è l'attività più alta che essere umano possa fare. Significa, ce l'hanno svilita, ma la politica è bellissima. La politica è mettersi insieme e risolvere un problema. Questa è la politica. C'è un problema, mettiamo insieme delle teste, ci si siede intorno al tavolo e si tira fuori una soluzione. È la cosa più bella del mondo, la politica. È stupenda, come l'onestà.
Ecco, la faranno migliaia di cittadini preparati che non sapevano neanche noi, fino a 8 mesi fa, la differenza tra una mozione, un'interpellanza, un emendamento, un ordine del giorno. Nessuno sapeva che cos'era l'articolo 138 della Costituzione, e grazie all'essere saliti sul tetto e al lavoro di costruzionismo, come lo chiama Luigi, che abbiamo fatto in aula, non solo abbiamo bloccato una violazione della Costituzione, ma abbiamo creato dibattiti sull'articolo 138. Non sapevamo che cosa fossero queste cose, le vedevamo lontane, invece sono vicine. Perché dipende anche dalla violazione della Costituzione se il chilo di riso ne costa di più, dipende dal fiscal compact e del MES, il prezzo del latte, è tutto collegato. Ecco, questa campagna elettorale nuova non la farà soltanto Beppe, la faremo tutti quanti noi, tutti quanti, proprio organizzando qualcosa di incredibile. Uno slogan non sarà più "e concludi tutti a casa", ma "al governo o la va o la spacca". Io sono convinto che alle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle vincerà e andrà a governo. Grazie.